È arrivata questa illustre accademica, è arrivata e noi siamo ansiosi di sapere, lo prendiamo dalle sue labbra, insomma, per sapere quello che ha studiato, come ha studiato il mondo della canzone. La dottoressa, la professoressa accademica, Merope Generosa. Buonasera, grazie. Benvenuta. Io so che lei vorrà fare una prolusione sul mondo della canzone, vero? Sì, fa parte di un mio studio che è di prossima pubblicazione. Va bene, lei preferisce che Vittoria, che Emanuele restino qui? Ma se la mamma ha detto loro già qualcosa, io ad ogni modo ritengo sia meglio forse liquidarle. Andate, per un sole. Fatto di prudenza. Buonasera, grazie, infinite grazie. Ha bisogno di qualcosa? Forse qualcosa per appoggiare questo mio studio, di cui poi potrei parlare. Grazie. Ha studiato molto lei, il fenomeno della canzone, il fenomeno di Sanremo. Sì, la ringrazio. Sono molti anni che ci occupiamo di questo festival, anzi della canzone festivaliera italiana, di questi 52 anni. Ecco, se posso, buonasera, fratelli d'Italia, potrei chiamarvi, tanti sono i seguaci di quello che noi studiosi abbiamo definito il filone hard della nostra canzone. Scusi, italiana. Come hard? Sì. Hard. Sì, veda, dall'analisi approfondita dei testi delle canzoni si evince un altissimo contenuto erotico sessuale di cui sono intrise le canzoni del festival. Mi mette in difficoltà. Vede, una statistica ci dice che delle 1500 canzoni ad oggi interpretate, ben 1451 sì. Parlano degli organi sessuali, ma coniugati nei più diversi sinonimi, ma parlano del rapporto sessuale e dell'autoerotismo. Quello soprattutto l'abbiamo catalogato nella sezione cantautori. Okay. Ecco, delle altre circa 48 no, non so. E sono le canzoni che noi definiamo di copertura, diciamo quelle che forniscono una veste ufficiale al festival. Sono 48, però ne manca una. Pupo fa caso a sé. Ecco, lei mi chiederà come mai queste canzoni del festival da sempre hanno rappresentato... Ma scusi, questa è una tesi però assurda, se me lo consente. Quando mai Sanremo è una manifestazione qualificata, importante, insomma, vabbè, qualche cosa, qualche passaggio con l'emancipazione del costume. Eppure del 52, quella che noi definiamo la canzone più spregiudicata, quantomeno delle origini, quando? Interpretata da quella regina dell'hard che noi abbiamo considerato essere Nilla Pizzi. Nilla Pizzi, regina dell'arte. La canzone Papaveri e Papere, le faccio vedere. Su un campo di grano, che dirvi non so, un di paperina, ecco la metafora naif, col babbo passò e vide degli alti papaveri e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papari papaveri, come si fa? Ma poi successivamente, vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno papavero, ecco la simbologia maschile, in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare. E qui c'è anche una piccola, diciamo, insistenza sull'aspetto qualitativo della peluria bionda. E un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò, e detto chiaramente, papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Non credo. Così, papaverino. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Ecco, la metafora è clamorosa, forse per questo non vinse, ma la signora Nilla sempre, 58, Nilla. Sempre Nilla è riuscita a piazzare la sua
edera al secondo posto. Ah. Ecco la simbologia che torna. Ma la simbologia, diciamo, in questi anni è cambiata, anche se mantiene delle preferenze. Capito. L'uccello è il simbolo preferito, diciamo. Del resto non vedo perché no. Il gabbiano, l'usignolo, il passerotto, purtroppo, ma la farfallina, la colomba, beh, tutti noi abbiamo potuto apprezzare nel 1961. Che cosa? La patatina della Vilma De Angelis. Poco piaciuta ai membri della giuria, è un tonfo vero e proprio fu per la patatina della De Angelis, anche se poi la Vilma è riuscita a piazzarla abbastanza bene in giro per tutta l'Italia. Senta, è così. Professoressa, questi suoi studi. Si ricorda Cicci Uccì? Ah sì, Cicci Uccì. Così cantava l'usignolo di Natalino Otto. Ma nel 57 un altro grande, un gigante, veramente Claudio Villa, venne fuori col suo usignolo, uccello infelice a causa di pene d'amore. Usignolo, mi dice il cuore che non sei felice, usignolo, mi dice il cuore che non trovi pace. Ecco l'uccello irrequieto, no? L'amore che tu vivi è tanto amaro, sei prigioniero in una gabbia d'oro, dove chiaramente si può riconoscere nella mutanda del compianto la prigione dorata, ecco la gabbia dell'uccello che non trova pace. È molto evidente questo, è evidentissimo. Ma scusi, professoressa, con tutta la stima. Insieme alla cara Vilma Goic. A Vilma Goic. Amore, ritorna, le colline sono in fiore, dove sono riconoscibilissimi i capezzoli fioriti della Vilma Goic. Sì, peraltro non facili da coltivare, eh? Ed io, amore, sto morendo di dolore. E quel lamento della Vilma, purtroppo i montarozzi, diciamo le colline della Goic, non ebbero troppa fortuna presso i membri della giuria e le scesero all'11° posto. Ma tuttavia, guardi Pippo, sono donne come queste del festival che ci hanno trascinato nel tipi dell'inciuccio, più sporcaccione con garbo, attenzione. Ma l'uomo dell'organino, ma ce l'ha presentato la Berti, eh? E anzi che si è tenuta la signora, ecco, lei per caso non c'era quell'anno? No, non c'era, non c'era, ma sono sfumature, insomma, sono canzoni del passato, dottoressa, professoressa, per piacere, roba vecchia. No, nessunissima difficoltà a citare dei testi più recenti, penso al 1996, il giovane Michele Zarrillo. Pensi che l'elemento poetico di Zarrillo era talmente ingigantito da poter entrare in gara con la canzone L'elefante e la farfalla. Sono l'elefante e non ci passo. Che dolore sognare per chi non può mai. Beh, ora mi dica, diciamo, sono l'elefante e mi nascondo, ma non c'è rifugio così profondo. Ed ora passiamo a quella di lei. Farfalla sei, leggera e libera su di me. Provo ad inseguirti, ma cado e rimango così. Ora, Dio lo benedica, Zarrillo, l'abbiamo capito tutti, mi sembra. Lei per caso non c'era quell'anno al festival? O c'era? Lei quell'anno c'era? Sì, sì, sì. C'era, non è l'anno che l'ha presentato con la mazza? Oh, mamma mia. Non lo dico io. Oh, mamma mia. Ma non lo dico io, questo, questo è il festival. Questo è il festival, del resto nessuno, guardi, nessuno come Toto Cotugno ha saputo fotografare perfettamente il rapporto dell'italiano vero. No, mi ci metta Toto Cotugno, no, ma non c'entra niente. Quali prove ha? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. La chitarra, scusa, la chitarra è uno strumento.
E appunto, vede che anche lei sta entrando, diciamo, in ciò che si può rintracciare, ma non si rintraccia soltanto questo. Guardi, ci sono letterature abnormi sui testi delle canzoni che proprio parlano continuamente, insistono sul rapporto sessuale e approfondiscono il momento preciso, il momento culminante. Ma scusi, cosa? Che cosa? Di quale? Storie di uomini lacerati dal bisogno di sapere se la donna ha raggiunto il... Se in quale momento preciso... Da chi? Chi? Tony Renis. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. È una tragedia. L'anno, il giorno, l'ora in cui è martellante. Ogni istante attenderò fino a quando è assillato. D'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Attenzione, un grido di speranza che già nel 1960 pervadeva il testo della canzone del Serafico, Gioe Sentieri. E che ha fatto Gioe Sentieri? Quando viene la sera, vieni. Son qua solo per te, mi sembra ovvio. A dargli una mano, se si ricorda, quell'anno la stessa Vilma Goic, che finalmente con Gioe Sentieri è riuscita a raggiungere il terzo posto, sì, no? Sì, sì. Ma nel 1980, tanto per concludere, il tenerissimo Mango, più fiducioso forse nelle sue capacità? Lei verrà, ne ho già sete, forse di mattina. E qui c'è un'esitazione, attenzione, un'incertezza del Mango. Sì, sì. Scenderà dal fiume che va. E questo è un chiarissimo riferimento al fiume che scorre chiaro, libero, senza chiaro, nessuna, chiaro, diciamo, chiaro, nessuna precauzione, chiaro, chiaro, senza, attenzione, senza che scorre, diciamo. Professoressa, chiuda questa sua lezione, perché... Nonostante, guardi, anni addietro, seppure fuori dal festival, Gianni Bella, se si ricorda, a proposito di questo, aveva raccomandato... Non si può morire dentro! È quello stesso motivo per cui se la prese tanto la povera Loretta Goggi, quando nel 1981, piena di rabbia, gridava ma che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Ecco, guardi, se un vanto ha il festival è quello di avere sempre avuto una grandissima sensibilità per il momento cruciale del... Qua. Così delicato. Qua. Come soltanto filosofi come I Pooh ci potevano illuminare. Sì. Si ricorda la canzone Uomini soli? Come? Ha vinto il festival. Si sono rivolti al creatore affermando: Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù noi siamo in terra, non siamo in cielo. E se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. E i Pooh vinsero con questa canzone nel 1990, questo è il festival. Lei perché non c'era Pippo? No, non c'era. Come c'era. Mai non c'era Peccato? Ci sarebbe stato bene. Ma io mi rifiuto, scusi, di ascoltare queste sue dissertazioni, perché sono un po' eccessive. Cioè, lei prende dei pretesti. Insomma, almeno una canzone normale. Al Festival di Sanremo, in 52 anni, c'è stata... Un cantante, Pupo. Oh, finalmente. Avevamo pensato a Pupo, personalità insospettabile, completamente privo di qualunque tentazione. Guardi, meno ancora di Edoardo Vianello, che è rimasto illibato, purtroppo ci cadde nei vatussi. E ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3 metri di raggio, dove siamo veramente... nell'esibizionismo macio più trito, no? Senta, lo riconosciamo tutti. Lei salva Pupo, no? Pupo. Oh. Pupo era l'ultimo baluardo per noi, veramente almeno l'eccezione che potesse confermare la regola. E infatti abbiamo assaggiato un Pupo dell'80. Su di noi. Su di noi l'amore è una favola. Bene, no. Su di noi, se tu vuoi volare,
Ti porto lontano sui campi di grano. A mietere il grano. Per fare l'amore qua e là. Adesso ci siamo. Fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi ancora una volta, dai, ed è la seconda. Su di noi, di te non mi stanco mai. Noi, solo noi, su di noi, solo noi. Su di noi ancora una volta, dai. Sono due, tre. Su di noi ancora una volta, dai. Su di noi, di te non mi stanco mai. Non solo noi, su di noi, solo noi. Noi solo noi, su di noi, solo noi. Non solo noi, su di noi, solo noi. Non su di noi, solo noi, solo noi. Non su di noi, solo noi, solo noi. Non su di noi, solo noi, solo noi. Su di noi, solo noi. Le è piaciuto? E questo è il festival. Dai, impazzito. Allora, c'è. Mi ha detto Cristian De Sica che ho fatto un grande festival, l'abbiamo fatto tutti, grazie. C'è un'amica che vuole salutare, siamo alla fine, adesso le 10 giurie stanno lavorando, stanno raccogliendo i voti, tra un po' sapremo i 5 giovani che accedono alla finale e come i 10 campioni hanno migliorato la loro posizione in classifica. Intanto c'è un'amica che vuole salutarli, perché prima è arrivata da accademica, da dottoressa, da professoressa, adesso invece nei suoi panni vuole salutarvi. Anna Marchesini. Grazie di essere stata con noi, Anna. Grazie a voi. Grazie. Ti ringrazio che è stata divertente, spiritosa, brava. Insomma, è stata ancora una volta Anna Marchesini. Grazie. Io sono fortunato quest'anno perché sempre belle donne. Adesso. Fidanzandoci. Sì, adesso sai che devo andare a trovare tre Miss Italia. Ah, allora sono entrato nel momento sbagliato. Ciao Anna. Grazie a voi, grazie.